much about her loving. I wish she'd let me be, but her destiny's got us intertwined. Il 21 giugno 2014, nel giorno del solstizio d'estate, la quarta edizione di Masserie sotto le stelle, una manifestazione dedicata alle masserie didattiche di Puglia, alle loro eccellenze enogastronomiche, alle loro tradizioni rurali. Una magica notte dedicata all'ospitale atmosfera della campagna pugliese, con laboratori didattici, danze, canti e degustazioni sul sentiero della sostenibilità. Questo speciale vi racconta tutto quello che è accaduto, dalla Daunia al Salento. State con noi. È diventato un appuntamento che in qualche maniera ci permette di mettere a disposizione della nostra regione queste realtà che esprimono veramente un momento importante per il mondo della ruralità pugliese. Noi ci siamo divertiti a definirle le scuole a cielo aperto, perché nelle nostre masserie didattiche si dà la possibilità ai bambini, ai giovani, ma anche agli adulti di conoscere il mondo della ruralità facendo anche percorsi formativi e di conseguenza tramite le nostre masserie riusciamo anche a comunicare con il nostro territorio, mettiamo a disposizione del sistema turistico il territorio e anche grazie alle nostre masserie didattiche che sono fiore all'occhiello per la nostra regione, vengono citate continuamente in tutta Italia per le attività che queste masserie mettono in campo. Delle oltre 120 masserie didattiche pugliesi, ben 64 sono state coinvolte nell'organizzazione dell'evento che vi stiamo raccontando. In ognuna di esse, oltre ai laboratori didattici, alle escursioni tra i campi e alle visite guidate, naturalmente non sono mancate le tavole imbandite di tante cose buone. Piatti e prodotti genuini i cui sapori hanno ricongiunto i numerosi visitatori con le antiche tradizioni culinarie della nostra terra. Ormai consolidata questa eccellenza della rete delle masserie didattiche e non a caso appunto abbiamo ritenuto giusto rinnovare questo appuntamento, questa festa delle masserie didattiche come ogni anno in apertura dell'estate, tra l'altro quest'anno proprio il giorno del solstizio d'estate perché possa portare bene e quindi cercare di portare in Puglia quanti più turisti possibile. E in effetti, insomma, buona parte delle masserie della rete aprono questa sera ai visitatori per fare non solo i consueti percorsi didattici, laboratori, ma anche proprio perché è una giornata di festa, spettacoli teatrali, musica, lezioni di pizzica, tutti percorsi interessanti che hanno coinvolto, si spera, tantissimi visitatori. Contestualmente all'iniziativa è stato organizzato anche un press tour con la partecipazione di giornalisti italiani e stranieri che hanno avuto l'opportunità di scoprire attraverso le attività delle masserie didattiche la storia, il paesaggio, la produzione agraria e l'enogastronomia di Puglia. È la prima volta che vengo in Puglia, mi è piaciuta tantissimo questa maniera di mostrare la Puglia in tutti i suoi aspetti, mi è piaciuta la maniera in cui ci hanno fatto vedere le masserie, abbiamo visto gli animali, la produzione e particolarmente mi è piaciuto il paesaggio inaspettato, si pensa sempre che la Puglia sia piuttosto arida, invece il paesaggio è fantastico e mi è piaciuta anche questa idea di masseria con la possibilità di ospitare anche per dormire diciamo, più persone.
other places. Qui ho provato qualcosa di diverso, emotivamente è stata una bellissima scoperta perché il cibo pugliese è molto genuino, mi piace poi la passione con cui la gente fa le cose nella migliore maniera possibile. Yes. Non conoscevo affatto questa zona, mi ha colpito innanzitutto i trulli, la quantità, la bellezza e poi anche l'entusiasmo e la creatività dei tantissimi imprenditori che ho incontrato, con cui ho parlato, un'esperienza davvero molto interessante e molto emozionante per me. Questa vocazione a rendere il territorio benigno anche in situazioni maligne forse è un lato positivo della Puglia. Sì, assolutamente positivo e secondo me anche anticipatorio. È una regione che ha capito prima di altre che il local è esattamente il fattore vincente in questo momento di globalizzazione e quindi credo sia un'esperienza che deve essere seguita attentamente e di cui fa tesoro anche per un discorso più generale, insomma, di rilancio economico e di valorizzazione del territorio. La Puglia è conosciuta per le sue bellezze, per carità, eccetera, eccetera, però ci sono le nostre eccellenze enogastronomiche. Lei si è lasciata tentare da cosa e in che quantità? Purtroppo mi sono lasciata tentare da molte cose e purtroppo in grande quantità, per cui me ne pentirò amaramente, ma per il momento lo faccio con grande gioia. Queste presenze ovviamente va da sé che servono per la promozione a livello nazionale e internazionale del territorio e in effetti devo dire sono molto soddisfatti al netto di questa giornata che hanno trascorso appunto girando per masserie. Sono davvero entusiasti delle eccellenze che noi abbiamo. Questa serata non poteva mancare appunto un occhio particolare alla sostenibilità ambientale, tanto più che essendo la Puglia partner in un progetto internazionale appunto Zero Waste, per questo motivo abbiamo distribuito nelle masserie didattiche appunto che oggi festeggiano i bidoni per differenziata. In Chile, can I sing with you about Mr. Tembo and what he's got to do? But first I'm going back to the co-op road. Ogni masseria didattica è uno scrigno colmo di tradizioni preziose e di buone abitudini legate alla civiltà contadina, l'unica che ancora oggi resiste alle tentazioni di una vita forsennata e smodata, spesso vuota e senza gusto. Insomma, questa quarta edizione di Masserie sotto le stelle ha dimostrato per l'ennesima volta la necessità di preservare questi luoghi e di farli conoscere a tutti, ma proprio a tutti. Soprattutto coinvolgiamo i giovani e i bambini ai quali raccontiamo le nostre tradizioni, le nostre vocazioni e poi anche grazie alle nostre masserie che sono diventate il fiore all'occhiello per la nostra regione Puglia, vengono citate in tutti i convegni e i momenti importanti della nostra nazione come un esempio di grande attenzione che la regione Puglia ha voluto
intraprendere nei confronti appunto di questi luoghi che per noi rappresentano un momento importante del sistema agricolo. Ecco, la cosa importante è che questi luoghi vengono frequentati da giovani e soprattutto questi luoghi vengono condotti da giovani, sta a significare che abbiamo visto bene, i giovani continuano ad essere ad avere questo grande interesse in questo settore che può dare veramente un'economia sana alla nostra regione. About her loving, I wish she'd let me be.